Parigi, campione d'Europa in seguito di Lancaster, ma soprattutto non andava da Bretonnel, che poi ha lasciato. Vediamo che subito Nino Lerotta inizia a strombattuto e costringe ad una rabbiosa reazione. L'arbitro è l'inglese Jacobs, il belga Meulenbeek, 66, ha voluto subito mettere insieme, aggredendolo con una serie francese, mostra di essere nettamente rapido, bagaglio di colpi. Ah, adesso c'è uno scontro, uno spacco, l'arcata sopra. Avete visto uno scontro? Taglio si prende come è stato provocato e prendiamo De Pasqua. Vediamo che anche il evidentemente si tratta di una di un colpo superficiale dalla nota, l'arcata sopracciliare è al centro della fronte. E si conclude. Il pubblico incita, che lo vediamo che rollarne perlomeno lo sta presa. Di farsi prendere, ma non ci pare sia ancora riuscito a bozzare con la necessaria soltezza. Il pubblico sembra quasi accorgersi, ancora il destro di La Rocca ha fatto vacillare questa vicenda che ha colpito, e giustamente l'arbitro non lo ha contato. Ancora il che raggiunge il bersaglio in difficoltà, così come era avvenuto in situazione delle vicende dei fatti. Temporalmente siamo alla terza ripresa con l'handicap, come abbiamo detto, di una ferita. Ecco. Toccando. Si concede qualche essere un sintomo di fiducia, tranquillità. Ora lo vediamo sicuro più sciolto, anche se non altre. Il francese Villiers a portare colpi con molta parsimonia, esclusivamente al gerbo per la schivata. La Rocca sta disputando il match perché siamo alla quarta ripresa, le sostanze, risultati ammirevoli. Sto soltanto cercando di giocarsi, che molti tecnici, anche perché dopo la conquista del titolo, dopo il difficile e duro match, ha manifestato a proposito. Lancaster e non dovevano avanti, altro più detenuto, appunto, abbiamo già accennato che il francese non si allenava con la dovuta serietà e aveva dei contrasti col manager. Ora c'è qualche era. Di tante Europa il Villiers, delle zambate abbastanza pericolose. L'angolo di La Rocca aggiunge il consiglio, quindi giustamente Rocca consolida e quindi dalla. Siamo comunque giunti al quinto tempo. Tentare molto più difficile, sente il suo manager il panismo sull'esito del match, per quanto il Villiers, e citiamo fra cui già Young e Ranzani, fatta trovi nelle prossime immediata sospensione del. E questa è la sesta ripresa. Ecco La Rocca che sta cercando di forzare, ma ambedue. Ecco ancora il destro, finalmente abbiamo visto il destro di La Rocca.
sinistro che scaglia adesso con una certa precisione. Sembra abbia dato parere sfavorevole. Il medico constatata sin dalle prime battute, dobbiamo dire, proprio per la gravità della ferita dell'uno e dell'altro. Purtroppo la ferita di La Rocca era molto più profonda.